Mafia, mafia, mafia che il governo della Repubblica nel gennaio del 2015 dovette ricevere da un gruppo parlamentare a Strasburgo, dando fiato a quei pregiudizi che contro di noi tanta parte dell'Europa continua a alimentare. Dunque, signor Presidente del Consiglio, buon lavoro. Tra l'altro lei può, con la sua presidenza, dimostrare chiaramente che una parte del racconto della 17ª legislatura era falso. Lei è un premier non eletto, potrei dire un collega, ma nessuno le sta negando la legittimità come avvenne nella 17ª legislatura. Perché non c'è alcun motivo per negare la legittimità. Lei rappresenta un governo che non si è presentato insieme dagli elettori. Senatore La Russa, accettiamo tutte le polemiche, ma è un dato di fatto che in quest'Aula, accanto a una posizione più o meno condivisibile del Movimento 5 Stelle, vi è oggi la presenza di una triplice posizione sul voto, l'astensione e il voto contrario di chi si è presentato insieme davanti agli elettori. Prima di farci la morale, si guardi allo specchio e veda come davanti agli elettori avete detto il contrario di quello che state dicendo qui. Avete detto che è iniziata la Terza Repubblica. Gli 89 giorni di teatrino a cui abbiamo assistito ci fanno pensare che continui la Prima Repubblica. Lo dico soltanto per l'armamentario verbale che avete utilizzato. E l'Italia ha bisogno di verità e chiarezza, non di polemiche e campagne elettorali. Ha chiesto di parlare. Ha chiesto di parlare il senatore Pillon. 4 minuti ne ha facoltà. Signor Presidente, colleghi senatori, signori del governo, ancora una volta siamo qua ad ascoltare lezioncine di superiorità morale da parte di chi